Ben ritrovati cari amici, effettivamente è passato un po' di tempo, ho letto anche qualche vostro messaggio preoccupato, vi devo dire che per la verità mi è capitata una cosa decisamente insolita, ovvero mi sono preso una vacanza, avevo bisogno di staccare qualche giorno perché la stagione comincia a farsi sentire, abbiamo un grandissimo rush finale per cui per qualche giorno mi sono isolato dal mondo e da tutto. Adesso però riprendiamo i nostri discorsi e riprendiamo a bomba perché nel frattempo sono successe tante cose, la più scioccante, la più pesante di tutte, l'eliminazione dell'Italia ai playoff per andare al mondiale con questa sconfitta impensabile, incredibile, a tratti ingiudicabile con la Macedonia del Nord a Palermo, una partita che dovevamo vincere prima, non dovevamo neanche essere lì, abbiamo fatto di tutto per potercela fare e di tutto per non farcela. Il gol di Trajkovski alla fine è stata una sorta di punizione del destino, una punizione meritata per il percorso che c'è stato, però voglio fare delle riflessioni con voi, delle riflessioni doverose e profonde sullo stato del calcio italiano, perché ne parlavamo anche la settimana scorsa quando commentavamo ad esempio l'eliminazione della Juventus in Champions League, l'ennesima non presenza del nostro movimento calcistico nei quarti di finale della più importante competizione continentale, e io vi davo delle tracce di ragionamento, anche lì leggendo i commenti, secondo qualcuno era un fallimento o comunque un non raggiungimento dell'obiettivo individuale, e invece è stato dimostrato come si tratti di uno dei tanti specchi di questa crisi mai vista che sta vivendo il calcio italiano. Però oggi ci concentriamo sulla nazionale, sui problemi del nostro movimento, ma vi dico, in questi giorni ci vedremo spesso, perché ho ricaricato le batterie e perché abbiamo lasciato un po' i discorsi in sospeso. Dobbiamo ancora parlare dell'ultimo turno di campionato e dello stato della classifica, dello stato della nostra Serie A quando ci avviciniamo veramente alla retta finale. Ma siamo andati alla sosta, siamo andati in vacanza dopo una serata emozionante anche a livello internazionale, perché c'è stato il classico, un classico pazzesco, 4-0 del Barcellona al Bernabéu, il trionfo del progetto di Xavi e un incredibile scivolone da parte dei Blancos di Ancelotti. Farò un video dedicato al classico fra presente e futuro, per cui parleremo di questo anche nei prossimi giorni. Vi preannuncio che in settimana ho intenzione anche di trovare il modo e il momento per un appuntamento in live, per cui nei prossimi giorni tanti video, tante situazioni in cui potremo approfondire e anche dialogare. Oggi cominciamo parlando di quello di cui non avremmo mai voluto parlare, ovvero di questo disastro degli azzurri. Un disastro che a posteriori si vedeva arrivare, c'erano stati tantissimi segnali dopo l'incredibile scorpacciata di emozioni di 8 mesi fa all'Europeo, dei segnali che sono stati sottovalutati da tutti, e mi ci metto anch'io, perché di solito sono sempre molto cauto in queste cose, però non mi rimangio i miei commenti, non mi rimangio le mie parole. Ero convintissimo che prima o poi, l'avremmo messa a posto questa situazione. Che saremmo arrivati quantomeno alla finale del playoff per poi vedere le carte eventualmente con il Portogallo, con la Turchia. E invece non siamo arrivati neanche lì. Non siamo arrivati neanche all'ultima partita. E adesso ci ritroviamo arrabbiati, ci ritroviamo delusi, ci ritroviamo con un danno gigantesco. Un danno a livello economico, a livello di immagine, ma anche un danno un po' più intimo. Perché non andare al mondiale per 2 volte consecutive, cosa che non era mai successa nella storia del calcio italiano, vuol dire fondamentalmente privare una generazione dei campionati del mondo. Perché la nostra ultima partecipazione a questo punto è stata nel 2014 e non è stata di sicuro indimenticabile. Vuol dire che nella migliore delle ipotesi ci ripresenteremo al mondiale nel 2026, e sono 12 anni senza campionati del mondo. Il mondiale
nella vita di un appassionato di calcio è un appuntamento che segna il tempo. Anche per questo io non sono molto d'accordo sull'idea di fare i mondiali ogni 2 anni. Io riavvolgo anche i momenti della mia vita a seconda dei mondiali. E per me l'esplosione assoluta della passione per il calcio è stata Italia 90. Il momento in cui avevo 7 anni e mezzo ho capito quanto mi piacesse questo gioco e quanto potesse essere ampia la passione, appunto mondiale. Per molti di voi magari la gioia più sfrenata, il momento appunto di questa esplosione è stato il mondiale del 2006, per qualcuno il mondiale dell'82. Privare una generazione appunto per 12 anni della partecipazione al mondiale è un danno che si somma ai danni che sono già stati fatti. Per cui è veramente un qualcosa di grosso. Essere arrabbiati è comprensibile. Lamentarsi un filo meno, riflettere è doveroso, per cui voglio presentarvi insomma una sorta di ragionamento a ruota libera che vorrei suddividere su 3 punti, su 3 macro aree di influenza o di responsabilità. Quando un progetto calcistico fa flop, ottiene una sconfitta oltretutto così clamorosa, il primo a finire nel mirino è indubbiamente l'allenatore, il CT Roberto Mancini, che 8 mesi fa era il salvatore della patria per averci portato la vittoria dell'Europeo e per il quale oggi addirittura si parlava di dimissioni o si invocava l'allontanamento. Mancini logicamente ha delle colpe perché questo girone qualificatorio era abbordabile, le chance di riuscirci e di rientrare, di rimettersi in corsa sono state innumerevoli, le abbiamo sbagliate tutte con il punto esclamativo veramente di questo playoff senza senso, di questa sconfitta tremendamente imbarazzante. Mancini può aver sbagliato delle scelte, Mancini può aver sbagliato delle letture, delle responsabilità logicamente ce le ha, ma qua voglio piazzare forse l'unico vero caposaldo nell'analisi, contestarlo è una follia. C'è da sperare, c'è quasi da pregare Mancini che rimanga alla guida della nazionale, perché? Perché la normalità è molto più l'esclusione dal mondiale che non la vittoria dell'europeo. Guardate la storia recente del nostro calcio, dopo il successo del 2006 ai mondiali del 2010 andiamo fuori ai gironi facendoci superare da Slovacchia, Nuova Zelanda, questo tipo di squadra, una nazionale estremamente supponente e sgonfia. Poi c'è stata la parentesi dell'europeo del 2012 dove comunque arrivati in finale abbiamo preso una lezione epocale da una squadra più forte di noi, mentre all'europeo scorso abbiamo vinto superando progressivamente delle squadre più forti di noi, il Belgio nei quarti di finale, la Spagna in semifinale, l'Inghilterra in finale. C'è stato il mondiale del 2014, anche lì un flop in Brasile con l'eliminazione nel girone, quella partita persa contro l'Uruguay quando ci bastava fare un risultato positivo. C'è stato l'imbarazzo dello spareggio perso con la Svezia e c'è stato questo che è andato ancora più a fondo. Perciò vi dico che la normalità, il risultato delle operazioni del calcio italiano degli ultimi 15 anni almeno è questo, una costante serie di incredibili fallimenti e di stop trovati in maniera sempre più netta e sempre più dolorosa, oltre che, ribadisco l'aggettivo, imbarazzante. Mancini ci ha fatto vincere l'europeo. Mancini si è inventato questo gruppo, Mancini ha lanciato questo gruppo e soprattutto Mancini ha acceso una luce in questa tenebra assoluta. Ed è stata una luce portata da una ricerca di gioco, da uno stacco con il passato, da un tentativo di internazionalizzare un movimento tremendamente arretrato. Il fatto che abbia subito fatto centro è stata, non voglio dire una casualità perché sarebbe non rendere giustizia al lavoro di chi lo ha fatto, però è stato un risultato chiaramente molto più ampio dei valori e questo si poteva subodorare anche nel corso dell'estate. Adesso l'unica cosa sulla quale reimpostare la ripartenza, la resurrezione, la ricostruzione è proprio l'idea di gioco, l'idea di nazionale, l'idea di squadra che ha dato Roberto Mancini. Colpe chiare, ma non c'è soluzione migliore nell'immediato al proseguire con Roberto Mancini, anzi a dargli sempre più margine di manovra, sempre più possibilità di incidere e di decidere,
perché oltretutto le voci, che secondo me sono solo voci, che si sono rincorse nell'immediato post-disastro, sono voci che mi sembrano molto lontane da una possibilità davvero di reingranare la marcia giusta. Secondo piano di ragionamento, secondo gruppo da analizzare, il gruppo dei giocatori. Perché l'allenatore ha indubbiamente sbagliato in certi momenti, però se noi ci siamo costantemente allontanati da un mondiale che avevamo in tasca, vista la composizione del girone, vista anche lo spirito con cui si approcciava la qualificazione dopo aver vinto l'Europeo, se ci siamo progressivamente allontanati, ce lo siamo proprio tirati fuori, l'abbiamo buttato via dalle nostre tasche, è perché ci sono stati errori costanti nei momenti determinanti e gli errori li hanno fatti i giocatori. Anche in questo caso può essere un po' crudele, ma bisogna essere trasparenti, bisogna essere onesti nell'analisi. I due rigori di Jorginho contro la Svizzera, in una stagione in cui Jorginho è stato un candidato serio al pallone d'oro e ha vinto tutto quello che poteva vincere, Champions League, Mondiale per Club, Europeo con la Nazionale, fino ad arrivare agli errori della partita con la Macedonia, quel gol incredibilmente fallito da Berardi, che non solo quest'anno ma anche l'anno scorso è stato uno dei migliori giocatori in assoluto del nostro campionato, un tiro che arriva da lontano e va dentro, il pareggio con la Bulgaria, la partita senza speranza, senza convinzione di poter fare qualcosa di più contro l'Irlanda del Nord, tantissime occasioni vanificate, buttate via, e lì sono gli errori dei giocatori, che sia subentrato una sorta di appesantimento mi sembra molto chiaro, mentre la nazionale dell'Europeo era una nazionale che non aveva doveri, che non aveva cose da fare per forza, e allora è sempre stata spinta da una leggerezza che ha permesso di arrivare poi alle ultime due partite, quelle decisive contro la Spagna e l'Inghilterra, con la consapevolezza di affrontare squadre più forti, ma anche di aver conquistato un credito che poi ha permesso di sciare verso la Coppa vinta a Wembley, mentre quale effetto psicologico è stato un effetto contrario, il doversi confermare su livelli che non sono di questa squadra e il dover sempre superare delle difficoltà che man mano arrivavano inattese, il dover fare di più che non è stato sostenuto da questo gruppo di giocatori. In più c'è il discorso della necessità da parte dei giocatori italiani di internazionalizzarsi. Ci arrivo fra un attimo. In questo momento, se parliamo del gruppo squadra, della rosa, della nazionale, analizzando reparto per reparto, il portiere non è in discussione, Donnarumma è anche lui in discussione e lo sarà sempre per le scelte che ha fatto nei momenti in cui non è miracoloso, però il portiere e i portieri per il futuro ce li abbiamo e ce li abbiamo ampiamente, così come abbiamo il centrocampo, il reparto più ricco, perché abbiamo i titolari, abbiamo tante alternative, abbiamo tante figure che possono incastrarsi e che possono offrire cose nuove. Un tecnico che ha portato un gioco, che mantiene delle risorse in mezzo al campo, sono il binomio su cui costruire. Poi c'è una difesa completamente da restaurare, perché l'era di Bonucci, Chiellini, di Buffon, di Barzagli prima è un'era che si è conclusa e lì non si vedono tantissime cose all'orizzonte. Io credo che Bastoni sia il giocatore su cui impostare la nuova difesa della nazionale, però per il resto bisogna inventarsi qualcosa a livello di soluzione, forse anche tattico, perché non ci sono tantissimi profili. Se siamo arrivati a convocare Luis Felipe, che per me non è un giocatore con il livello da nazionale italiana, da nazionale che vuole avere delle grosse ambizioni, vuol dire che materiale non ce n'è tantissimo. E davanti c'è questo limite che sembra quasi paradossale, che sembra una maledizione, il limite di Immobile, che è un cannoniere storico del nostro calcio, ma che in nazionale non incide. Belotti che si è arenato fra problemi fisici e l'incapacità di fare un salto in avanti. Lì le speranze possono arrivare da alcuni ragazzi che si stanno mostrando bene, Scamacca, Raspadori, su tutti. Però è anche vero che si stanno mostrando bene nel campionato italiano. E adesso arriviamo alla seconda parte del discorso, che è quella un po' più dolorosa e anche un po' più accusatoria. Rimango sul piano dei giocatori. Devono internazionalizzarsi. Noi abbiamo
il problema, la caratteristica, di essere un calcio da importazione, non da esportazione. I giocatori italiani vanno molto poco all'estero. Ci sono delle eccezioni, la più lampante di tutte è il giocatore più importante del nostro centrocampo, ovvero Verratti, che ha 0 partite in Serie A, è passato dalla Serie B al Paris Saint-Germain, ed è un giocatore di questo ha beneficiato tantissimo. L'altro caro del nostro centrocampo è Jorginho, che comunque è brasiliano di nascita ed è andato a giocare in Inghilterra. C'è la storia di Donnarumma. Però i nostri giocatori importanti che vanno a giocare all'estero, che fanno delle esperienze all'estero, non sono molti. E ci sono anche quelli che sono andati e hanno tremendamente floppato, penso Immobile, ai suoi passaggi al Borussia Dortmund del Siviglia, che sono durati molto poco, e in quei passaggi faticava a trovare spazio in panchina. Per cui, forse se certi nostri giocatori, e lo dico con dolore perché sarebbe molto importante tenere in casa i nostri migliori talenti, però si aprissero ad esperienze all'estero, ad esperienze internazionali, potremmo guadagnarci tutti. Perché il nostro è un calcio che ha bisogno di modernizzarsi e di aprirsi, di internazionalizzarsi. E vengo all'ultimo discorso sui giocatori. Se il nostro calcio è così floscio, così lento, così arretrato, e purtroppo sono aggettivi forti, ma sono aggettivi che ci stanno, visto quello che stiamo esprimendo, è anche colpa di un certo tipo di atteggiamenti, che i giocatori magari si permettono di avere in Serie A, vedi perdite di tempo, proteste prolungatissime, simulazioni, scelte che rallentano la partita a tutti i livelli, e che poi fuori dai nostri confini vengono completamente scavalcate dal modo in cui si gioca a calcio e si dirige il calcio fuori. C'è una responsabilità anche da parte degli arbitri del nostro campionato se le partite hanno un tempo effettivo bassissimo, se sono costantemente spezzettate, se sono fondamentalmente anche un po' noiose nella loro lentezza. C'è una responsabilità anche da parte del modo in cui si sceglie di giocare a calcio in Italia, ma questa è una cosa che sta un pochino cambiando e Mancini è stato il faro. Ma io credo c'è anche una responsabilità da parte dei giocatori. Dobbiamo cambiare modo in cui giochiamo all'interno delle nostre mura, per poi pensare di poter andare fuori e dire qualcosa di significativo. Per cui questa internazionalizzazione deve coinvolgere molto anche i giocatori. E arriviamo però al discorso più ampio, al discorso delle istituzioni e del sistema, che divido in due aree. La prima riguarda proprio l'espressione calcistica, mi collego a quello che vi stavo dicendo, perché io ho l'impressione che ci sia tanta intensità nel nostro calcio a livello di parole e spesso di polemiche. Lo dimostra anche una Lega litigiosa, una Lega che fatica enormemente a fare un fronte comune, ci è voluto un sacco di tempo per eleggere il nuovo presidente ed è stato eletto tutto tranne che all'unanimità, è una Lega spaccata su praticamente tutti i fronti e che per questo non fa passi avanti, è una Lega che ha negato la possibilità alla nazionale di avere dei giorni per preparare questo playoff e magari sarebbero serviti, è una Lega che ci regala a 9 giornate dalla fine un campionato con ancora delle partite forse da recuperare, forse addirittura da assegnare con risultati a tavolino. Non esiste da nessun'altra parte questo, non esiste da nessun'altra parte. E quindi bisogna per forza di cose decidere di fare un fronte comune se si ha l'interesse di migliorare il nostro calcio, che poi può arrivare, anzi arriva sicuramente ad essere anche un miglioramento a livello di prodotto, che sembra essere il termine che interessa di più, non calcio, non gioco, non espressione tecnica, ma prodotto. Questo è un prodotto che si sta tremendamente deprezzando, perché anche sui mercati emergenti l'Italia che non va al mondiale per 2 volte consecutive è un marchio che sparisce, è un marchio che si impolvera. E poi c'è il discorso, sempre riguardo all'espressione calcistica, ci ritorno, del modo in cui si gioca a calcio. C'è questa ritrosia a dare delle svolte. Quando
quando negli ultimi anni sono arrivate anche delle vampate, delle illuminazioni, altrimenti non avremmo avuto il Sassuolo di De Zerbi e adesso di Dionisi, non avremmo avuto il Verona di Juric prima e ora di Tudor, non staremmo guardando al Genoa di Blessin come una squadra che era condannata e senza speranza e che adesso addirittura si risolleva, non avremmo l'Atalanta come unica squadra italiana capace di centrare i quarti di finale in una competizione internazionale in due delle ultime tre stagioni. Non avremmo neanche il Milan primo in classifica, perché anche il Milan mi sembra che sia fuori che dentro al campo abbia dato delle modalità di rottura, delle modalità di innovazione, per cui questo funziona, funziona in tempi brevissimi, vista l'arretratezza e a questo punto c'è quasi l'anacronismo del nostro calcio, eppure c'è una sorta di resistenza da vincere. Siamo ancora, e in questo come al solito Don Fabio Capello è lucidissimo nella sua analisi, siamo ancora un calcio che guarda quello che si faceva 10-15 anni fa, siamo ancora un calcio che si accomoda sul possesso palla conservativo, il consolidamento della posizione, l'eccesso di tatticismo, l'aspettare, quando il calcio di oggi non aspetta, il calcio di oggi accelera e verticalizza. E abbiamo anche una scuola che c'è sempre stata negli anni in questo senso nel nostro calcio. Bisogna andare da quella parte, bisogna andare da quella parte. Se noi vediamo anche in questo caso, magari forzando un filo i concetti, però le due squadre che erano considerate inizio stagione le due squadre principali del nostro movimento, ovvero l'Inter e la Juventus, cosa stanno facendo in questa stagione? La Juventus è andata fuori dalla Champions League perdendo 3-0 in casa con il Villarreal e insomma ancora una volta schiantandosi di fronte alla prova internazionale, il tutto dopo aver fatto un altro mercato faraonico in inverno, ed è tutto l'anno che parliamo di una Juventus che va piano, di una Juventus che lascia fare, che aspetta, il famoso calma di Allegri. I risultati sono questi. La stessa Inter, finché andava forte fisicamente, era retta dalla condizione e anche dalla tranquillità mentale, era una squadra che giocava un calcio che ci faceva parlare di modernizzazione, di passo in avanti, di internazionalizzazione, ma quando c'è stato il problema di cose che non riuscivano più come prima e magari di fatica accumulata in una stagione ingestibile sul piano proprio dei calendari, è una squadra che si è intimorita, che ha perso quelle sue convinzioni, quelle sue caratteristiche, che cerca di tenere la palla, che parte sempre più da dietro, sempre più piano, ed è una squadra che sta perdendo posizioni in classifica. Per cui ci vuole una reazione, ci vuole una sorta di ideologia comune di andare verso la modernità, rischiando qualcosa come ne hanno rischiato tanti club e tanti allenatori, ma è quasi matematico che il risultato poi possa arrivare, perché insomma vi ho appena citato gli esempi, me ne potrei aggiungere altri. Guardate lo stacco fra la Fiorentina delle ultime due stagioni, Iachini, Prandelli, Montella, e la Fiorentina di Italiano. Lo Spezia che con Italiano si presenta in Serie A e poi dopo tutto quello che succede sceglie Thiago Motta, lo tiene lì nonostante tutto, e lo Spezia è molto meno inguaiato di tante altre squadre. Il Torino di Mazzarri, di Longo, di Giampaolo e il Torino di Juric in qualche mese è lampante, e non capisco perché non si vada fortemente verso queste direzioni, perché il calcio poi è sempre lo stesso gioco e di conseguenza a seconda delle epoche, ma giocarlo in un certo modo funziona, giocarlo in un certo altro modo non funziona. E a sostenere questa voglia, questa necessità di Nouvelle Vague ci deve essere, e questo è l'aspetto più complicato di tutti, ci deve essere una rifondazione completa di quello che è il sistema di formazione del nostro calcio, la base del nostro calcio. Si è inteso come settori giovanili, ci sono anche club che investono molto nei settori giovanili, però è un investimento che molto raramente è finalizzato a quello che dovrebbe essere il settore giovanile, ovvero la formazione dei giocatori, perché anche lì si va per il risultato.
si va alla ricerca del primeggiare, perché l'allenatore del settore giovanile deve far vedere di essere qualcuno, di avere qualcosa, e di conseguenza va a ricercare nella tattica il motivo per superare l'altro, quando invece il settore giovanile dovrebbe essere formazione tecnica e temperamentale di giocatori che poi arriveranno ad essere giocatori delle prime squadre, del primo campionato e magari della nazionale. Ne arrivano veramente pochi. Anche qua ci sono delle eccezioni, ad esempio il settore giovanile della Roma, che mi sembra il più florido in assoluto nell'ultimo decennio e forse anche di più, ma se voi guardate poi i risultati ottenuti dalla primavera della Roma, non è che abbia dominato in lungo e in largo, però è quella che ha dato più giocatori al campionato di Serie A e al campionato di Serie B. E questa svolta deve passare soprattutto attraverso la formazione di chi forma, gli istruttori. E noi abbiamo un capitale che non ha nessun altro al mondo, ovvero il Centro Tecnico Federale di Coverciano, che forse deve essere un pochino ristrutturato, un pochino gettato anch'esso nella modernità. Perché negli altri paesi che non avevano Coverciano, queste ere complicate, questi passaggi negativi, hanno sempre portato Francia, Inghilterra, Germania, Spagna, ma Spagna è un discorso un pochino diverso, hanno portato a delle svolte proprio strutturali, la creazione delle academy in Inghilterra, la creazione dei centri di sviluppo, centri di formazione in Francia, l'impostazione quasi scientifica del cambiamento di tutto che hanno fatto in Germania, con un'ottica sempre molto precisa sulla nazionale in Inghilterra. Il centro che hanno creato è qualcosa di meraviglioso, e noi invece qua siamo sempre indietro. Ma tutto questo passa anche dal formare i ragazzi, nel senso di riportare loro il calcio. Perché una generazione intera senza mondiale, una generazione che non gioca più per le strade ma gioca ai videogiochi, non ha più la possibilità di vedersi portare il calcio. E il calcio deve arrivare ai ragazzi attraverso il sistema scolastico, che è sempre più lontano. Adesso poi veniamo dal biennio devastante del Covid, della DAD, però anche prima il sistema scolastico era distante dal sistema sportivo. E invece portare il calcio, lo sport nelle scuole è fondamentale. L'educazione fisica deve essere una materia considerata molto più importante di quel che non viene considerata nella scuola italiana, ma qua andiamo su problematiche che sono ben più grandi e ben più complicate, ma anche attraverso i centri di aggregazione. Le stesse scuole calcio che oggi spesso, io parlo insomma delle esperienze che ho qua attorno in Lombardia, spesso sono a pagamento, e allora chi paga poi deve giocare, e anche lì gli istruttori magari non sono formati professionalmente. Tutti aspetti sui quali bisogna cambiare, bisogna fare qualcosa di nuovo, bisogna avere l'umiltà di guardare cosa fanno all'estero e non di copiarlo, farlo a nostro modo, però farlo e vedere quello che si fa oggi, non quello che si faceva un po' di tempo fa, perché è superato dall'evoluzione, è superato dal progresso, è superato da nuove metodologie e da nuove filosofie. È una battaglia enorme, è una rivoluzione totale, è un cambiamento che si deve fare con la volontà comune di tutte le parti di volerlo fare. Siamo pronti a scommettere su questa volontà comune, nonostante oggi ci si ritrovi senza il mondiale, a leccarci le ferite, a dare grandi accuse e grandi sentenze su quelle che sono le colpe, a evidenziare i problemi, ci abbiamo sotto gli occhi di tutti, lo stiamo facendo da più di 10 anni, non è stato fatto niente. Ci ritroviamo sempre a lamentarci e a fallire. E bisogna vedere se questo adagiarsi fa comodo a qualcuno, e allora andremo avanti così, non cambierà nulla, o meglio cambierà qualcosa per non cambiare nulla, famosa citazione. Ma i margini, le idee, le persone, le possibilità per dare questo stacco netto ci sono, bisognerà vedere se ci sarà la volontà di farlo veramente, altrimenti ci ritroveremo ancora per un po' di tempo a dare questo tipo di giudizio, ad avere questo tipo di sentimenti nei confronti del nostro calcio. Mi rendo conto che è stato un discorso anche un po' poco strutturato, comunque una serie anche di sentimenti tirati fuori attraverso
l'analisi che non può essere lucidissima dopo una botta del genere, però ho voluto condividere le mie sensazioni. Io purtroppo di soluzioni non ne ho, anche perché non spettano a me, faccio un altro mestiere, però le mie sensazioni. Presto torniamo a parlare di calcio giocato, perché ve l'ho detto, dobbiamo ancora fare il punto sulla situazione della Serie A dopo l'ultima giornata. Voglio parlarvi di classico, voglio parlarvi magari di super classico, perché è stato anche quello in una incredibile domenica di vittorie esterne col Barcellona che ha espugnato il Bernabeu e il Boca Juniors che ha espugnato il Monumentale nelle due partite più cariche, più grandi che ci siano al mondo. Vi prometto anche un appuntamento in live in settimana, vi darò comunicazione. È stato un piacere ritrovarvi dopo qualche giorno di vacanza e adesso davvero vi dico, ci ritroviamo prestissimo qui sul nostro canale per parlare come sempre di grande calcio.